da cosa nascono i Shoin e che cosa rende importanti gli Shoin, soprattutto quando vengono messi su questi tavoli qua. Diciamo che la Kokufu è la mostra principale che c'è in Giappone, ok? E uno dei fondatori della Kokufu era Matsudaira. Matsudaira, ai primi del Novecento, lui era comunque nobile, era un insegnante appassionato dei cavalli, appassionato di bonsai, cioè aveva tante passioni. E si rese conto che, appassionato di piante di piccola dimensione, e si rese conto che quando portava uno shoin, ok, vicino a una pianta da 80 cm, per quanto bello poteva essere lo shoin, comunque in mostra la forza, un peletto, scadeva, era molto più debole una pianta di 20 cm, 30 cm rispetto a un metro, ma questo vedete conto anche voi, basta che lo vedete in mostra. Allora che cosa ha fatto? Ha ideato questi due, cioè lui diciamo ha ideato i due tavoli principali che sono il Fuji e il Rocco. Questo che utilizziamo oggi è il Rocco, e il Fuji è quell'altro che vedete in mostra, sempre della composizione Shui, che è identico a questo, ma c'è un ulteriore pianale un pochino più basso su questa zona, su questi due superiori, e c'è un ulteriore pianale. Perché sono chiamati Fuji e Rocco? Perché Rocco-san e Fuji-san sono due monti sacri, sono due monti principali, vulcanici, di origine vulcanica, che stanno in Giappone. Il Fuji è completamente equilatero, il Rocco è un periodo un po' più storto, e quindi prendono, scritto Rocco-u, non Rocco come il nome italiano Rocco, e quindi prendono un pochino il nome da questi due monti. E che cosa fanno? Lui si è reso conto appunto che mettendo i Shoin in sinergia tra loro, cioè la forza che gli Shoin hanno quando sono messi insieme, quando sono combinati tra loro, danno tanta energia e forze di più di una singola pianta. Perché quando noi facciamo una mostra, cosa stiamo attenti? Il vaso, no Tiberio? Magari se ho una latifoglia importante, ragiono sul colore del vaso, se ho un ginepro importante, un tasso piuttosto che un ginepro, piuttosto che un pino, ragiono sul colore del grass, ragiono su come ci sta la forma del vaso, l'abbinamento pianta vaso. Sullo Shoin tutta questa sfera, tutto questo range di combinazioni si amplifica. Perché? Perché non ho solamente una pianta da mettere nella composizione, ma ho 5 o addirittura 6 piante se ho il Fuji, ok? Da ragionare le varie combinazioni. Ecco che qui diventa il bello e il difficile, ma poi una volta che conosci le regole giochi un pochino su queste cose qua, il bello e il difficile di tutta questa combinazione qua.